Buongiorno a tutti. Belle e brutti. A lei che ho stai dopo. Questo viaggio a Napoli sarà abbastanza caratterista. Questi sono i cornetti che spacciano per ripieni alla nocciola. Fa squidare la nocciola. L'unico aereo che ritarda qual è? Ovviamente il nostro. Giorgio, che ne pensi di questo aereo? Ma secondo me la stella sintesi. Qualche probabilità di sopravvivere. Ma questi missionari in Africa hanno questo stesso aereo. Sì. Allora, all'interno si aspira un'area di morte. Chiuso. Chiuso, morte, piccolo, claustrofobia. Claustrofobia. Non funziona. Luci, non funziona. Boarding complete, incredibile. Giorno 1. Una ventola sta girando e una è ferma. Ora la dimostrazione del giubbotto. Cosa vorrà significare? Eccola qui. Eccola qui. Sempre una funziona. E una no, però per il resto siamo atterrati, siamo vivi, lì nello studio. Chiste prato rifatto giusto, proprio chiste su tutto il cumulo di rifiuti tritati fatta a Prato. È una zona veramente bella, tutta bianca, così ti abitui alla calura del locale. Ah, sa, la calura del sole soprattutto. Oggi visto un rumore. Sa, c'è solo che era frascica. Che cos'era? Oggi è caduta una pietra. Una pietra. La sera la lempio e la mattina la svacanto. Comunque siamo arrivati. Siamo in aeroporto. Adesso prenderemo un taxi per andare in hotel. Non sono polsanti, ma un becco. Non sono polsanti. Non si può neanche salire. Vediamo. Ma che cazzo è? A posto, Stormy. Che schifo. E ragazzi, benvenuti nella nostra stanza. Scusa, facciamo un'escalation del bagno. Giorgio, ma dov'è la nostra do? No, per favore, no, per favore. Non ci sto credendo. Ragazzi, noi ci ancora non eravamo entrati nel nostro bagno. No. Ma noi ci dobbiamo fare la doccia. Nel pavimento. Ma che poi scusami, ma lavi tutto il bidet, ma dove cazzo sì, arriva? Sì, che poi l'acqua arriva dappertutto. Non ci sto credendo. No, compà. Non ci sto credendo, ma è vero. No, vabbè, raga, io vi faccio vedere il resto della stanza che fa cagare. Questo è il resto della stanza, ma oh. Intanto siamo comunque con la crew, l'abbiamo recuperati. Guardate che sono illuminati. Ah, ciao ragazzi, iscrivetevi a... Beh, tu ormai mi hai superato. Vabbè, iscrivetevi un po' così prendiamo per amare il boccone. Compagnia di Mac Sciosha, l'evento è appena finito, c'ho questo accento un po' così perché le sistemo il capello. Sistemi il capello, ha già fatto un'altra fotografia, un minuto che facciamo la fotografia. Guagliù è stato proprio spaccato, siete state bravissimi, grazie. Questo è il giusto tono. Grazie. Ora che cosa ci vuole? Un bello babà! No, non mi lasciare, amore mio ti amo, afferra la mia mano, amore mio ritorna, resta con me ancora, non mi spezzare il cuore, ti prego non andare, ti prego no. Ragazzi, siamo a Bari, direi che all'esterno dell'hotel inizia a promettere bene. Vediamo adesso le camere. Questo sì che è un hotel. Oh, merda. Ma compa, ti prego, andiamo all'ottavo piano. Andiamo al nono piano. Ha cliccato il nono. No, voglio andare al nono piano, sti cazzi. Guarda quanto si sale, cazzo. No, proprio. Altro che io sono di Bari, io sono il re di Bari. Guarda, sì. Oh Cristo, basta, ti prego. Minchia, qua c'è il nono, qua siamo nell'anticamera. Mamma raga, troppo figo, adesso andiamo adesso a vedere adesso andiamo là in camera. Dobbiamo fare una cosa pazza. Che cosa? Scambiamo le GoPro. Ma perché? Facciamo questa minchiata. Dov'è la camera? Guarda che figata. Ci sono 20 mega di upload, raga. Devi tenere le tue gambe, per favore. Insomma, un gangbang. Vai.
aspetta, io come minchia entro? Aspetta. Tienine una, cazzo. La mia. Siamo ritornati con Boom! Che cosa assurda, raga. Che camera. E si è accesa la televisione e poi siamo entrati. Che figa sta camera. No, raga, minchia, questi sì che sono te. Cioè, io devo stare in queste cose. Cioè, raga, vi faccio vedere subito la camera. Cioè, dall'ingresso partiamo. Minchia, lì me l'avevano il piatto dolce. Anche abbiamo la doccia. Stai qua, raga. Guardate che doccia, ragazzi. Sì, pronto. Che cosa hai sentito? Non lo so, stavo cominciando a squillare. Poi io veramente mi metto a montare 50 video perché mi viene il cuore a montare. Sì, proprio, io voglio stare in questo hotel per tutta la vita. Sì, non so che ho fatto, non vedo mai. Voglio dormire qua per tutta la vita. Sono buoni questi tavoli. Ragazzi, siamo in stanze d'hotel. Giorgio come sempre sta montando. Detto questo, ci vediamo sicuramente domani mattina. Buongiorno, allora siamo in hotel. Adesso stiamo aspettando che ci vengano a prendere per andare. Boh, dove minchia andiamo? Sono le 11, dove minchia dobbiamo andare? Boh, comunque ci andiamo a fare un giro per Bari. Andiamo a fare un giro per la città. Andiamo a trovare a tu. Oppure ci andiamo a mangiare un panzerotto. Perché ne pensi? Panzerotto con la ricotta squadra. Oggi ci vedrete. Buone notizie, ho forse finito di montare il video. Ma aspetta, da dove l'hai montato? Nel computer di Giorgio. Quindi? Quindi, grazie al computer di Giorgio. E grazie soldi di? Murri. Grazie soldi. Fai schifo! Fuga! Fai cacare! Ragazzi, siamo a pranzo e hanno dei problemi di dimensionamento del piatto. Comunque vi faccio vedere di cosa mi sto cibando quest'oggi, che è un pasto assai proteico, bello, bello, bello robusto. Potete vedere, il piatto è assai grande, a differenza della pasta nel mezzo. E abbiamo fiori di zucca, scampo, pomodoro, gamberetti. Comunque veramente è un'ottima pasta, un'ottima pasta. Tra cui questo romano. Amoin, voglio. Panni su Netflix. Anche l'altro romano ci sta lasciando. Non è vero, lui resta con me, è vero, Giorgio? Sì, no, tutta la notte. Guarda, sushi e mignone. Dobbiamo intorniare. Me ne sto andando via. Me ne vado. Quanto sei bella. Quanto sei bella. Torno a casa da mia patria. Ciao, Brazzo. Grazie per essere stato con noi. Noi oggi in questa. Minchia, sei morto. Devi fare 7 ore di macchina. Porco due. Infatti, 4 ore di macchina. Morto. Buona fortuna, Brazzo. Ragazzi, farò sapere se rimane vivo. Detto se questo. Se fate un incidente, muore solo il conducente. Ragazzi, abbiamo un problema. Siamo andati a mangiare il sushi a Bari. Cosa è successo? Cosa è successo? Che Giorgio arriva con la chiave. In teoria, qui vedete tutto spento. Mentre qui c'è questa lampadina rossa che ti indica l'accesso, no? Non è tutto spento, prima era acceso, Giorgio l'ha rotto, non so in che modo. Non l'ho rotto, porca troia. Mettiamo la scheda. Succede un cazzo, stiamo agendo a telereception. Ci hanno riprogrammato la tessera, ma non hanno capito un cazzo. Quindi ora Giorgio. Ti puoi andare tu? No, ti prendi a essere anche da sotto. No, no, andiamo a scegliere tu. Volta, essere tutto tecnico. Abbassati e prendila. E prendila. Cioè, lei pure marchiata. Vedi questa testa, non la rompere. La vera piglia. L'ascensore panoramico che avete già visto. Salito anche il concierge, quello che cazzo è della hall, a vedere che cazzo è successo, ma non si è ben capito che minchia è successo. Forse è esplosa la stanza. Ci hanno dato adesso la chiave normale. E vediamo se riusciamo ad entrare con questo. Secondo me tipo c'è qualcosa che va in fiamme. Quindi adesso voi lo vedrete con me. Intanto sempre spento, mi raccomando. Ok. Entra, siamo entrati. Entra, tutto spento. Mettiamo la scheda per la luce. E non funziona un cazzo. Tiene aperto? No, minchia. Si è rotta la stanza. Aspetta, devo vedere una cosa. Fra. È andato tipo in cortocircuito qualcosa. Aspetta. Cioè, devo lavorare io, veramente. Niente, raga. Siamo al buio e forse ci cambieranno di stanza. Che è rottura di mica. Siamo accanto. Adesso prendiamo tutte le nostre cose e ci spostiamo accanto. Questo perché Giorgio deve rompere le camere di albergo. Dopo le sciagure in hotel, siamo in aeroporto a Palermo. Siamo già ritornati. Siamo scesi da Bari. Stiamo aspettando il padre di Giorgio che ci viene a prendere e siamo qui, insomma. Detto questo, con questa piccola clip finale del video, volevo ringraziarvi per tutto l'affetto dato a Napoli e a Bari. Ci vediamo giorno 14 a Genova, vi informerò nei prossimi video il luogo e l'orario. Detto questo, da Giampi è tutto e ciao ciao!
Illuminati crew. We'll be right back.